E sotto questa neve incredibile, il viaggio del vostro Sius sta per giungere alla fine, almeno nella prima parte, perché poi c'è il DLC incredibile. E ragazzi, oggi Sius raggiungerà il suo obiettivo. Sius raggiungere Malenia. E chissà cosa faremo con Malenia incredibile. Io ce l'ho un'idea. E l'idea del vostro giusto è che secondo me in combattimento Malenia ci fa un culetto così. Ragazzi, buonanotte e benvenuti nel finale, super finale incredibile della Sus Run con il nostro Sus incredibile nel fantastico mondo di Elden Ring. Siamo arrivati incredibile al finale dell'avventura di Sus. Ovviamente la prima stagione, se vogliamo, perché poi la seconda stagione sarà in Shadow of the Erdtree. Incredibile che, spoiler, sarà il primo video dell'arco narrativo nuovo di questo canale incredibile. Allora ragazzi, ve lo dico, è quasi ora di pranzo, quindi più o meno l'orario Sus in cui sono più concentrato, perché mi viene quell'adrenalina da cibo che mi fa concentrare di più, ragazzi. Rispetto al video scorso, ho fatto qualche livellino con Sus, non tantissimi, siamo a livello 150, mi pare che ci eravamo lasciati che eravamo tipo livello 140 e qualche cosa. Ovviamente, ragazzi, non ho avuto tempo mai nella vita di fare tutto quello che vi avevo detto che avrei fatto con Sus, cominciare a farmare il set, portarlo oltre il 150 di livello, ragazzi, perché come vi ho detto in tutti i video che ho fatto recentemente, la scorsa settimana per me è stata una settimana disastrosa, non sono riuscito a combinare niente. Adesso la situazione si è calmata, capita che ci sono quelle settimane Sus in cui non ne va dritta una, la mia è passata, quindi per un po' dovrei essere fortunato, ragazzi. Quindi sì, Sus è in queste condizioni, stiamo per andare a affrontare Malenia, ragazzi, io ve lo dico, ho un po' paura perché non affronto Malenia da una vita, e io l'unico indizio che vi ho detto sulla mia prima esperienza con Malenia è che è stata disastrosa, ma neanche tanto, nel senso, nella mia prima run, credo che in assoluto la boss fight con la quale sono morto di più è stato Malekith, per il semplice fatto che nella mia prima run arrivai a Farumasura, che ero non sottolivellato, di più, quindi non dico che venivo shottato da qualsiasi cosa, però più o meno stavo là. Al secondo posto vi direi Godfrey, è una boss fight incredibile, però la prima volta è un pochino Sus, oserei dire, soprattutto la seconda fase quando ti fa le prese Sus. E al terzo posto vi direi Mog. Però allo stesso tempo Mog e Godfrey sono le mie boss fight preferite di tutto il gioco, quindi GG. Malenia la metterei al quarto posto, ragazzi, perché ci sono morto, ma ero per Malenia ero forse overlivellato. Cioè, paradossalmente, quando affrontai Malenia nella mia prima run ero talmente overlivellato che sì, Mia uccideva con il suo attacco Sus uscito da Sekiro, però allo stesso tempo non è stato stressante come per tante altre persone. Quindi non vorrei che con Sus invece sarà un'esperienza mistica, perché Sus è molto sottolivellato rispetto a quando ho appunto eliminato Malenia nella prima run, quindi non vorrei di avere brutte sorprese, ragazzi. Io sono di buon umore, speriamo di riuscire a sconfiggere Malenia e concludere il viaggio di Sus con soddisfazione. E prossimamente, a un mese dall'uscita del DLC, finalmente riuscirò a giocare Shadow of the Erdtree. Ragazzi, l'unica cosa che vi siete persi sono io che sblocco questa parte di montagna, ho sconfitto Castelsolo, ho preso il medaglione, sono arrivato qua e basta, ragazzi. Dobbiamo fare il puzzle Sus, sperando che mi ricordo dove sono le torce, ma più o meno me le dovrei ricordare. Mi pare che una era qua, una era in cima e non mi ricordo per l'altra. Quindi me ne ricordo 2 su 4, ragazzi. Mi pare che c'era una scala qui, mi pare. Vabbè, forse me ne ricordo, ragazzi. Quindi forse non è tragica la situazione come potrebbe rivelarsi. Quindi, ragazzi, risolviamo il puzzle e poi ci aspetta l'area più bella di tutto Elden Ring, ragazzi, che sarà proprio un, come dire, un tutorial perfetto per quando andremo nell'espansione incredibile. Che poi, tra l'altro, qui non c'era tipo il trick per skippare quest'area, ragazzi, però mi sa che l'hanno nerfato, non c'è più. Allora, andiamo subito a fare quella che mi ricordo che ci si andava da dietro. Avete sentito Sus come carico, però Sus, secondo me, non si rende conto che la situazione qui sarà molto Sus, ragazzi. Malenia sarà veramente la sfida decisiva per Sus. Sconfiggeremo Malenia, Sus sarà pronto all'espansione e avrà completato il suo viaggio. Ancora non sappiamo cosa Sus vuole da Malenia. Io ce l'ho una mezza idea, sarà qualcosa di Sus, però vabbè, vedremo. Questo dovrebbe essere Michela, quello raffigurato, no? Ok, una l'abbiamo presa. Ma se io facessi questo... Ma che soddisfazione! Come ci si sente essere colpiti da distanza, eh? Mamma mia! Veramente, ragazzi, la Sus Dance! Allora, andiamo a fare subito quella lì al centro e poi dobbiamo salire là. Vabbè, dai, non è stato difficile. Sì, lo so, ragazzi, c'è un'assassina Sus che mi segue. La sento tantissimo. Allora, andiamo a accendere subito questa. Ok. Il mio piano sarebbe arrivare a quell'affare senza problemi. Speriamo. Ok, dai. Poi tanto quella l'abbiamo colpita, quindi dovrebbe essere caduta. Ok, vai, saliamo, fretta. Vai, Sus, vai, veloce, Sus, vai, velocissimo, Sus. Allora, ne rimane una. Amica mia, prendi un po' questo.
Grande. Vai, vai, colpisci la... Molto bene. Tra l'altro mi sono appena reso conto che non ho mai completato le fiaschette Estus. Mi sa me ne manca una, vabbè. Sì, meno male che abbiamo la lancia Sus, che così l'abbiamo fatta cascare dai tetti. Almeno non ci hanno purgato. Eccoci qua. Stiamo per andare in un posto veramente magico, ragazzi. Di difficoltà, secondo me, pari all'espansione. Sacro albero di Michela. Oh, che poi tra l'altro di Michela. Espansione con Michela. Tutto canon. Allora, ovviamente, ragazzi, inutile dirvi che io quest'area la skipperò tutta quanta per puntare a Malenia, ragazzi. Perché già perderò tempo con Malenia. Se metto pure a esplorare questo luogo ricco di sorprese e di tesori, come dire, non arriveremo mai alla fine. Quindi cercherò di arrivare più in fretta possibile giù, anche se qui, ragazzi, qui è pieno di nemici fastidiosissimi, e poi ce n'è pure uno grosso. Però il lato positivo è che noi abbiamo la lancia Sus, e con la lancia Sus lo potremo purgare da lontano. Eliminiamoli tutti. Via, 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 via. Ecco, là, vedi, ce n'è già uno grosso. Meno male che abbiamo la lancia Sus. Ma questo? Guardalo, via. Mi piace che la lancia Sus ai nemici che non hanno equilibrio li lancia proprio via. Quindi quello l'abbiamo buttato proprio giù. No, ragazzi, la telecamera Sus mi ha fregato. Me lo merito, va bene, me lo merito. Mi ha fregato la telecamera Sus, va bene. Se mi butto, crepo? Sì, l'ho visto, ragazzi. Mamma mia. La violenza. Ok. È il momento di fare la furbata, ragazzi. Me la sono preparata prima, off camera. È il momento di correre. Abbiamo il saltino Sus. Lo sono messo sul coltellino. Momento di correre. Me lo sono preparato prima. Momento di correre. Corre tantissimo! Mamma mia, quanto si corre! Meno male che me lo sono preparato. Ok. Mi ero preparato quel coltellino con la cenere di guerra per fare ste cose, perché ho pensato a Malenia. Ho detto, magari proverò a schivargli il colpo con questo affare. Me ne è andata bene, va? Meno male. Vedete? Meme di Cell che si tocca la testa, ma con Sus. Va bene. Allora, per arrivare al nostro cavaliere Sus, bisogna tipo andare molto più in basso, mi pare, eh? Allora, ragazzi, io provo uno skip tattico nucleare, però non so come andrà, io lo dico, eh. No, 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 lo so, è andata male. Ok, no, peccato, ragazzi, era una buona idea, era una buona idea. Mi sa che è andata male. Sì. Mi ricordo mai nella vita. Qui come dovevo fare, scusami? Ah, ok, devo fare il salto Sus. Fino a qua me la ricordo, più o meno. Ah, ok, c'era il falò pure qua. Vabbè, allora easy, ragazzi. Posso dire che mi ero dimenticato completamente dell'esistenza di questo falò qua. Ok, ora ci buttiamo qua. E non mi pare che era tanto lontana la boss fight, beh. Non so se è da questa parte, ragazzi, ve lo dico sinceramente. Potrebbe essere questa la strada, come no, eh. Mi sa di sì, invece? Sì, ok, è questa. Ah, qui c'erano pure i nostri amici maghetti Sus. Pronti a evocare Tiche e sperare che vada tutto bene? Allora, eccolo qua. Loretta, tesoro. Quanto tempo, eh? Mamma mia. Ok. È momento di usare la marcescenza Sus. Come se non ci fosse un domani, Pippo. Perfetto. Ok. Lo so. Cara Loretta. Ecco. Dai, colpo. Dai. Ecco. C'è la speranza che morivo così, ragazzi, eh? Molto bene. Questo era proprio un antipastino Sus, eh. Tiche si è comportata bene, mi preoccupa un po' Tiche quando dovremo affrontare la nostra adorata Malenia. Non so come ce la farà. Prima parte fatta. Mi ricordo che c'era la prima parte che era terribile, perché dovevo arrivare tipo a un mega portone dove c'erano pure degli avatar corrotti che mi pare shottavano, quindi sarà divertente, ragazzi. Eccoci qua. C'è una parte di me che farmerebbe un livellino, perché ho 95.000 anime.
Però non è che ho robe per fare un livellino sus al volo, eh. Quante anime droppano questi cavalli di sus? Al massimo farmo questi qua. 2000. Ma non ne vale la pena. Non lo so, vabbè, facciamo un po' di pulizia, magari riesco a fare un livellino al volo, va? Che ne abbiamo disperato bisogno, ragazzi, veramente disperato bisogno. Ok, ci stanno questi due. Eliminiamo pure questi, così arriviamo, facciamo un altro livellino, ragazzi, che male non fa. Ecco, lui è andato. Ecco qua. Dai che ci arriviamo. Ci arriviamo. Perfetto. Livellino e si va. Cominciamo con lo skip tattico. Sperando che, ripeto, mi ricordo più o meno la strada. Allora, c'erano da fare dei trick sus qui, mi pare, beh? Tipo andare qua. Qui devo fare un salto della fede incredibile, pazzesco, assurdo. Mamma mia. Qui era problematico, vero? Mi pare. Mamma mia. Ok. E qui, ragazzi, sono cavoli. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Via, via, via. Mamma mia. Ok, più o meno. Mamma mia, il godo. Ok, ok. Mamma mia. Mamma mia. Accendi. Ok, ce l'ho fatta. Molto bene, ragazzi. Adesso la stradina mi pare che era un pochino più facile, se ricordo bene, perché il grosso era arrivare quel falò lì. Allora, qui c'è la parte sus, sì, vabbè, quest'incubo, vero, ragazzi, dove lì sotto c'è tipo uno spirito arboreo cattivissimo, che poi dovrò eliminare perché mi mancano le fiaschette, però non adesso, ovviamente. Oh, si gode. A casa. E te sei andato. E ecco l'ultima. Molto bene. Bevutina. Ci mettiamo il coltellino e si va. Ragazzi, questa è una comodità da niente, eh? Eccoci qua. Molto bene. Scendiamo giù. Ora, se non sbaglio, c'era una stanza piena di insetti brutti e poi c'era malenia. Qui tra l'altro c'era pure un talismano fighissimo che poi ovviamente mi recupererò, se non sbaglio, quello per la difesa. Sì, poi sotto mi ricordo c'era tipo quell'area assurda per prendere l'anello di Marika, se non sbaglio. Là sopra c'era il coso leggendario, però che adesso a noi non ci importa, ragazzi, perché noi dobbiamo andare da Malenia. E basta, via! Ecco Malenia. Malenia time! Questo entusiasmo per Malenia, ragazzi, tra un po' sparirà. Io non credo di riuscire a farla in maniera easy, perché se mi fa quell'attacco sus è andato, ragazzi, io ve lo dico. C'è sempre, ragazzi, un prima e un dopo Malenia. Sus finalmente è arrivato alla sua meta finale, sus. E finalmente possiamo rispondere alla domanda cattanaglia del pubblico. Cosa vuole sus da Malenia? Vai, sus! Avete capito? In realtà, sus, non ho capito. Se vuoi darci un'interpretazione di quello che ha appena detto sus di Elden Ring. Ah, non l'avete capito? Sus è il rosso dei capelli. È perfetto per andare in coppia con Malenia. E poi diciamolo, sus di Malenia punta soprattutto ai piedini. Guarda come salta di gioia sus, perché adesso si è rivelato il mistero di sus. Quindi tutta questa fatica, sus, solamente per dei piedini. Batte le palpebre vuol dire sì. Vabbè, ragazzi, è andata così. È stato un viaggio incredibile, ragazzi. Malenia time, che secondo me, adesso che ha sentito questa cosa da sus, sarà molto più aggressiva nei nostri confronti, ragazzi. Perché secondo me i piedini di Malenia non si toccano. E adesso, ragazzi, godiamoci questa cinematic. Mamma mia, ragazzi, siamo arrivati a Malenia. Non ci posso credere. Poi concludiamo con Michela e Malenia e poi si parte con l'espansione sus, ragazzi. Eccola qua. Best waifu, sicuramente di Miyazaki. Però è speciale lei, adesso a parte tutte le battute sul fatto che sia rotta, come combatte, eccetera. È una boss fight incredibile adesso, a parte gli scherzi. Però non so se la metterei nella mia top 3 personale, sinceramente. Nella mia top 3 sicuramente ci devo mettere Godfrey e Mog, che ce li ho nel cuore. Forse Malenia al terzo posto, non lo so. Radagon pure bellissimo. Non lo so, però sicuramente Malenia ha un posto speciale nel cuore di tutti. Chissà se lei stava sognando
Shadow of the Archery, chi lo sa? Magari è collegata a Mikra. Non tornerà più però, tesoro. I am Melania, Blade of Mikra. Mikra. Wow. And I have never known defeat. E non sono mai stata sconfitta. Beh, Radahn ci è andato vicino, eh. Ah! Mi faccio spalluccia da solo! Mi faccio spalluccia da solo! Ma chi se lo ricordava che mi spammava davanti a Malenia? Io tutto convinto stavo evocando Tiki e l'hai proprio bisciottato! Ragazzi, ci bisciotta! Se sapeva che ci moriva un paio di volte, eh? Io userei Tiki sperando che Tiki faccia il suo sporco lavoro e... usiamo la marcescenza su di lei, eh? No, ovviamente non funziona, ragazzi. Facciamo qualche test sus, tipo quanto gli fa male un fulmine? Il fulmine non è male. Allora, con calma e sangue freddo. Cerchiamo di purgarla, perché tanto lei non ha tanto equilibrio, quindi... Ok, mi ricordavo bene. La potremmo congelare. Ah, l'attacco sus! Non me lo ricordo, ragazzi. Non me lo ricordo. Vabbè ragazzi, non è andato male, dai. Non è andato malissimo, l'ho schivato quasi abbastanza bene. Che dite? Di ghiaccio sus? Alla nostra signorina? La congeliamo un po'? Meno male che è distratta da Tiche, va? Mamma mia ragazzi, l'affondo sus è... è tanta roba. No, mi sono distratto con la torcia, cavolo! No, dai, che non è male come primo try! Vai, Tiki! No, use! No, pure lei ha fatto una... Ragazzi, Tiki gli ha fatto un bucio così, eh! Secondo try, già siamo arrivati alla fase 2. Ora, se ce la giochiamo bene, forse ci riusciamo a fare Malenia. In tutti i sensi, così, botta di vita. Non lo so ragazzi, non mi ricordo come si schiva l'attacco dei cloni. E prima siamo stati non sculati. Di più quando ha fatto il tornadino sus. Cioè ragazzi, non lo so, eh. Mi ricordo una cosa adesso, che lei parte subito con l'attacco, quindi dovrei schivare all'indietro, evitare l'esplosione e provare... a lanciargli qualche cosa, tipo freeze a volontà, e vediamo come va. Questo è uno dei tentativi migliori che ho fatto con Maya, ragazzi, letteralmente il secondo. Qualche cosa mi sto ricordando. E adesso, sono cavoli. Se Tiki rimane viva, c'è speranza che ce la facciamo. Meno male che l'ho portata a più 10, ragazzi, mamma mia. Se non avevamo Tiki... Eh? Così hai sconfitto la Dan, signorina, eh? Vabbè, che spettacolo, però che... con tutte le farfalline sus. Tesoro. Stai per assistere al vero orrore? Il vero orrore sarebbe se riesco a sconfiggerti al secondo try, eh? Vabbè, tanto non ce la facciamo, ragazzi. L'ho buttata così, giusto per fare simpatico, ma... Marcisci! Damn, ragazzi! Mamma mia ragazzi, come l'ho detto, era prevedibile ragazzi, non mi ricordavo mai la vita in range, va bene così ragazzi, vabbè me la so tirata, eh. Scusate, me la so proprio tirata, mi rifaccio spallucce di nuovo, vabbè dai ragazzi, me la so tirata male, vabbè. Ahia, sto giro me la provo purgata, Tiki. Sì.
Peccato. Ok. Fase 2, ah, mi ha ammazzato Tiga, cavolo. Ok, dai, calcetto. Ok, quello. Ok, faceva la presa. Ah, la presa mi è quasi sciolta. E poi fa questo, vabbè. Okay. Se Tiga sopravvive, è fatta. Anche Sus è felice. Ragazzi, ve l'avevo detto che l'avremmo sconfitta, ragazzi. E non mi sono neanche dovuto ridurre a usare la Rivers of Blood, che me l'ero messa come principio di non usarla. Ragazzi, questa è la dimostrazione, Sus, che con furbizia incredibile, Sus, pazzesco, è riuscito a conquistare una vittoria meritatissima. Onestissima. Con il nostro Sus, che ha sconfitto Malenia. Non ha avuto quello che voleva, però, ragazzi, era una richiesta troppo avanzata. Malenia non avrebbe mai detto di sì a un povero Sus, nonostante Sus è un grande guerriero e avrebbe meritato la mano o altre cose di Malenia, però purtroppo non ci è riuscito. Però li vogliamo bene lo stesso a Sus, ragazzi. Sus qui mi sembra abbastanza soddisfatto. Saluta Sus! Ogni volta che lo inquadro, mai risponde, però quando lo metto giù mi cerca sempre di mozzicare le dita. Vabbè, che devi fare? Ragazzi, io vi ringrazio di cuore per aver seguito questa prima stagione della Sus Ranzo del Ring. Ragazzi, sono più di 4 mesi che va avanti questa serie. È stata una delle prime serie lunghe sul canale insieme a Palward. Alcuni di voi mi hanno anche scritto che sono affezionati al personaggio di Sus. Questo mi fa super piacere, sono felicissimo. Noi ci vediamo prossimamente con l'inizio dell'avventura di Sus su Shadow of the Earth incredibile. Godetevi Sus così, perché spero di fare, ripeto, almeno un po' di livellini, di trovare il set del piromante, di andare a prendere l'altro set draconico a Farumasule e magari fare un mix di set fra i due. Cerco di finire le fiaschette, di prendere tutti i cosi del balsamo. Mi ci vorrà un po', ragazzi, minimo qualche giorno per farma tutto quanto. Ragazzi,
Io ancora vi ringrazio, spero abbiate un po' di hype nei confronti di tutti gli orrori che incontrerò insieme a Sus, incredibile, nella seconda stagione della Sus Run, e ci vediamo in una seconda stagione che spero sia ricca di contenuti e di sfide, perché come avete visto, le sfide di Elden Ring classico non sono niente per Sus. Elden Ring, Shadow of the Urge, dai il meglio di te. Mi aspetto delle boss fight in stile Malenia, ma non come adesso, che dopo 4-5 try l'ho battuta, ok, l'ho battuta con la lancia in quel modo, ma è anche Sus che combatte in questo modo incredibile. Però sfide come la mia prima run, che lì i calci nel culetto ne ho presi tanti, non così, con questa bravura incredibile. Ragazzi, che cosa con voi? E ci vediamo prossimamente nella Sus Run stagione 2. Wow!